Salve, vi parlo oggi del Millennium Falcon 10179, ovvero il primo modello UCS. È sicuramente il più raro, non il più costoso al momento, ho controllato, dopo ne parliamo. È un set del 2007, è un set che per tanto tempo è stato veramente assolutamente introvabile, costosissimo. Io per esempio l'ho preso qualche anno dopo, comunque, a 1000 dollari, senza minifigure, senza box, senza istruzioni e con qualche pezzo anche cambiato. Però è un set che ancora oggi fa la sua porca figura. Ho dovuto fare un'operazione clamorosa di restauro. Tra l'altro, molta della parte è stata fatta in live e l'avete vista insieme se eravate se seguivate questo canale. Perché avevo sbattuto su un pezzo ed era caduto, quindi a quel punto avrei dovuto per forza smontarlo per rimontarlo. Ne ho approfittato per lavarlo e ridargli quindi anche un po' di robustezza che stava perdendo dopo tanti anni. Ricordo anche che quando l'ho montato, secondo me non era robusto come adesso, quindi probabilmente i pezzi che avevo preso usati erano già invecchiati. Questa cosa del lavaggio con acqua e sapone gli ha fatto benissimo. È un set che adesso puoi prendere in mano e portare, prima non era proprio facilissimo. Strutturalmente, devo dire che lo ricordavo un po' meno pensato bene. Sicuramente non tiene il confronto con il modello nuovo, che è più robusto, aveva degli attacchi più tecnici all'interno, insomma funzionava decisamente meglio. Ma tutto sommato i due progetti si somigliano abbastanza. La grande differenza è su questa parte qui della cabina di pilotaggio, che come vedete è molto più semplice e banalotta sul modello vecchio. Il resto e soprattutto ha delle stanze dentro in realtà molto inutili, che invece qui sono proprio sistemate carine, con del dioramino interno, insomma, diciamo. Anche queste parti qua secondo me sembrano più solide, sembrano più lisce, cioè chiaramente un upgrade clamoroso, e tra i due secondo me è sempre meglio il modello nuovo. Però se volete un po' di storia, questo è ancora un bellissimo set. Si trova adesso, visto su eBay, le cifre sono sempre un po' più alte, intorno ai 1200 euro. Scatolato è una roba impensabile, si trova ancora intorno a anche 4000 euro, ma tra i 2000 e i 4000 euro. Ma usato potete arrivarci intorno ai 700-900 euro. I pezzi sono comunque 5000. L'operazione di montaggio, smontaggio, lavaggio è stata molto complicata. Il montaggio ha richiesto circa 14 ore. Ma tra lo smontare, la divisione dei pezzi, il lavaggio e tutto, secondo me non ne sono abbastate 30. È stato veramente un lavorone. Alla fine devo aver commesso qualche errore perché mi avanzano un po' di pezzettini in giro, qualcosa mancava, quindi probabilmente qualche errore l'ho commesso io. Lo sistemerò poi in futuro quando dovrò rilavarlo di nuovo. Non è, in realtà la fase di lavaggio è proprio importante su questi set, soprattutto i primi UCS, perché tendono proprio a cedere, altrimenti i set basterebbe spolverarli continuamente per togliere la polvere con un compressorino, cosa che io non ho fatto. E quindi quando invece la polvere poi si accumula molto, diventa proprio difficile spolverarli. È un problema che mi sono posto in ritardo e adesso devo capire come correre ai ripari. Che da dire sul set? È un set non difficile, non c'è niente di complicato, ha una struttura interna molto solida e poi viene rivestita con pannelli. Pannelli che si sono agganciati tutti senza grandi problemi. Da montare non è mai divertente, secondo me. Cioè, tutta la parte di struttura ok, la parte di pannellatura è mediamente molto noiosa. Puoi farlo come ho fatto io, molto di corsa, in una run. Ieri abbiamo fatto una sessione di 10 ore consecutive, diventa proprio impegnativo. Però, vabbè, ci sono questi set grossi, tendono a non essere super divertenti. Però è un bellissimo set. Fa la sua porca figura. Adesso su un tavolino li metterò uno a fianco all'altro, ma magari vi faccio una ripresa dall'alto per vederli meglio entrambi. Dovrò spostarli sperando che vada tutto bene, e basta così, insomma, non vi posso dire molto altro. Insomma, alla fine non ha particolarità o cose incredibili, di questa non ha nemmeno la targhetta, per esempio. Vedete anche il radar non ufficiale, mentre i pezzi dietro che avevo comprato non originali li ho sostituiti con quelli di questo Falcon qua che mi sono fatto, che ho comprato a parte. Ha anche molti più dettagli. Adesso a guardarlo, questo sembra proprio più pieno, assolutamente, anche se più o meno l'idea di fondo dei due modelli è lo stesso.
Io vi ringrazio, mettete un follow se volete altre recensioni anche di questo tipo di set vecchi. A questa mattinata adesso arriveranno per esempio delle Ferrari Custom, non perdetele. Vi faccio le riprese dall'alto per farvi vedere un po' le grosse differenze.